Aggiornamento asse Z eseguito sulla mia CNC 4040 Pro. Andiamo a vedere adesso come funziona. Ciao ragazzi e benvenuti in Joe Makers, il canale dedicato a piccole recensioni e fai da te. Allora, come avete potuto vedere dal video precedente, abbiamo provveduto alla sostituzione dell'asse Z per la mia CNC 4040 Pro. La sostituzione, vi spiego un attimo il perché è avvenuta, perché originariamente la macchina supporta un mandrino piccolino da 80 watt. Avendo sostituito il mandrino originale con il rifilatore sempre della Gemmitsu, rifilatore tipo Makita, Vevor, Komatsu, cioè Katsu, lì, Katsu e Matsu come si chiamano loro, aveva bisogno di una stabilità maggiore. Quindi che ho fatto? Ho contattato il venditore mi ha inviato l'aggiornamento dell'asse Z, ho provveduto a montarlo e adesso proviamo come va. Quindi restate sintonizzati che ci vediamo subito dopo la sigla. Eccoci qui. Allora, ci troviamo sul programma di Aspire versione. Un attimo che mi metto gli occhiali, se no non vedo. 12.009. Aspire della Vectric, ottimo programma per quanto riguarda la gestione di CNC. Allora, andiamo a fare questo progettino facile facile. Facciamo crea nuovo file. Io avevo già inserito le misure del pezzo, che sono 360 mm di larghezza, 280 mm di altezza e 18, facciamo 18.1, va, per essere sicuro, perché poi dopo lo tagliamo. Queste qua, come punto di origine do in basso a sinistra, la modalità standard che è la più veloce, le impostazioni del materiale MDF. Diamo l'ok ed ecco qua che questa è la superficie del nostro pezzo da lavorare. Su questo qui andremo a fare la scritta e la cornice. Allora, andiamo sempre nella parte del testo, disegna testo, si aprirà questa finestra e andrò a scrivere il mio nome, Joe Maker. Come carattere uso questo Century Should Book, per me va bene uguale, tanto è una prova. E chiudiamo. E poi andiamo a disegnare questa cornice. La faremo ovale. Andiamo a disegnare questa cornice. Chiudiamo, la prendiamo, la adattiamo qui. Per far ciò selezioniamo tutto e andiamo a centrare il tutto. La voce centra, allineare il materiale al materiale e poi centro. Ok. Quindi questa qui sarà la lavorazione che andremo a fare. Comodità la sposto più in basso perché un pezzo di questo chiudiamo. Comodità la spostiamo più in basso una parte del materiale sopra è già stato lavorato, quindi ha delle selezioni, quindi andiamocene più in basso. Ecco qua, qui può andare. Adesso fatto ciò, dobbiamo farci i percorsi utensile. Quindi selezioniamo prima la scritta. Andiamo in percorso utensili. Andremo a fare un percorso utensile, un VCarve incisione.
Quindi qui do come profondità iniziale 0,1, in modo che sarebbe la profondità della punta quando tocca il materiale. E come profondità delle lettere do 5 mm, giusto per provare. Come punta ho selezionato una punta a V da 60 gradi con da un quarto di pollice. Ok? Quindi diamo seleziona, qui ci sono tutti i parametri che abbiamo scelto. Prendiamo questa qua, 60 gradi da 6 mm, eccola qua, tanto già ce l'ho montata, 60 gradi, 6 mm. Selezioniamo. Andiamo sempre qui, una volta selezionato facciamo calcola percorso, facciamo l'anteprima ed ecco come apparirà la scritta. Quindi chiudiamo, torniamo nella visualizzazione 2D, selezioniamo il contorno, percorso utensili, andremo a fare percorso utensile profilo. Sempre qui 0,1, la profondità la diamo tutta, facciamo 18,1. Come selezione facciamo una fresa a candela, io uso una end mill da 4 mm, quindi facciamo 3, va bene lo stesso. Selezioniamo, percorso utensili, gli mettiamo dei tab, aggiungi i tab. Modifica tab, gliene mettiamo 4, 4 e chiudi. Andiamo a rivedere. Eccoli qua. Chiudi. Andiamo a fare calcola il percorso. Qui ci dice che il messaggio ci avvisa che praticamente andando sotto andremo a tagliare tutto, perforerà tutto il pezzo da lavorare. Diamo l'ok. Ed ecco qua. Facciamo anche qui l'anteprima. Ed ecco come compare, quei quattro tab, 1, 2, 3, 4, mettiamo la versione top, percorso utensili, chiudi e si sono venuti a creare i due percorsi. Adesso li andremo a salvare, andiamo nel salva percorso utensile, io ho messo come modalità GRBL. Come macchine desktop, salva percorso utensile e mettiamo targa showmaker prova, salva ed è stato salvato. Quindi adesso usciamo. E andiamo a importare i file su Kindle, ok? Allora, abbiamo aperto il programma Kindle, andiamoci ad importare il file, apriamo, andiamo nel desktop, selezioniamo tutti i file e mi vado a prendere il primo. Ci prova WCARV, apri ed eccolo qua. Ora andrò a fare l'azzeramento degli assi e poi vediamo come inizia la lavorazione. Sonda per l'azzeramento dell'asse Z collegata. Adesso andiamo a fare
L'acceramento, andiamo su telecomando, prepare, probe, ecco che si avvia. Ecco fatto. Asse Z azzerato. Andiamo a tirare via il morsetto. Tiriamo via questo. Facciamo l'azzeramento dell'asse XY e possiamo lanciare la lavorazione. Gli assi sono stati azzerati. Tutto è azzerato. L'azzeramento dell'asse Z è stato fatto. L'azzeramento degli assi XY è stato fatto, ossia questo qua. Quindi possiamo lanciare la lavorazione. Accendiamo il mandrino. Ecco, come si sente, è partito. Via. Ci vediamo tra poco per vedere come procede la lavorazione. Ecco come si sta comportando l'asse Z. Questa è la fase della lavorazione, praticamente siamo a questo punto qui, sta incidendo la cappa, poi mancherebbero le ultime due lettere, dopodiché passiamo al percorso di incisione e taglio della cornice. Lavorazione terminata, sta ritornando al punto iniziale. E questa è come è venuto. Poi vi faccio vedere meglio perché adesso becca l'ombra dell'asse. Adesso andiamo a fare il percorso di taglio della cornice. Prima di fare ciò andiamo a fare il cambio utensile con una fresa a candela a doppio tagliente positivo da 4 mm. Allora, ho caricato il secondo file del percorso di taglio della cornice, l'azzeramento lo abbiamo fatto, sono azzerati gli assi, l'asse Z anche è azzerato, quindi facciamo partire il mandrino di nuovo e via. Lavorazione terminata, come si può vedere. Adesso smontiamo il pezzo e andiamo a vedere. Allora ragazzi, lavorazione terminata, ecco come si presenta, come si può vedere, dai, è venuto inciso bene, si possono vedere le lettere. Questa era una fresa
da 6 mm con angolo da 60 gradi. E poi ho una fresa a candela Endmill, due taglienti positivi da 4 mm per fare il perimetro. Non fate caso a questi residui qui, ma sono già di una precedente lavorazione che avevo provato a fare prima. Quindi attagliato in una parte, poi lo faremo per bene su un altro pezzo di scarto e provvederò ad appendermela in laboratorio. Comunque posso dire che l'asse Z si è comportato bene, non ci sono state flessioni e la lavorazione è andata tutta liscia. Adesso provvederò per sfizio mio a dargli una mano col rifilatore ai bordi, dopodiché lo userò per accendere il barbecue. Poi ripeto, lo rifarò bene con un altro pezzo di scarto e provvederò ad appendermela in laboratorio. Adesso ci vediamo per le conclusioni. Rieccoci in laboratorio, anzi nella postazione PC. Allora, come abbiamo visto, la lavorazione è stata completata. Direi abbastanza bene, sono soddisfatto per come si è comportato il nuovo asse Z. E che dire, ragazzi, provvederò a rifarla uguale su un altro pezzo di scarto che ho di MDF, così poi l'appenderò qua sopra la CNC. Allora, ragazzi, cosa dirvi? Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un pollice all'insù, iscrivetevi al canale, condividete il video. Se avete suggerimenti, scrivetelo nei commenti e non esitate a contattarmi se avete anche altre idee. Da Joe Makers è tutto, cari ragazzi, un caro saluto, a presto, ciao! Come detto in precedenza, prima della fine del video, nel commento di chiusura, avevo detto che avrei provveduto a fare con un altro pezzo di scarto lo stesso pezzo, in modo poi da appendermelo qua vicino alla mia CNC. Ecco qua, l'ho rifatto, sistemato, pulito, rifilato ai bordi, come si può vedere. E poi io aggiungo quest'altra scritta giù, che fa parte sempre del mio logo, Wood Later and Dyed. Questo è il pezzo finito, rifilato, tutto sistemato. Come si può vedere è venuto abbastanza bene. L'asse Z si è comportato egregiamente. Non ci sono stati intoppi né flessioni, null'altro. Poi vedremo come arriverà l'asse definitivo, il montaggio e l'ulteriore prova anche con quello. Però già solo con questo posso ritenermi pienamente soddisfatto e la lavorazione di quest'ultimo pezzo qua è andata proprio tutto liscio. Ragazzi, di nuovo vi saluto, un caro saluto, a presto, ciao!